come tutte le corse di questo tipo, anche la Targa Florio arriva a una conclusione. Non si viene più a mantenere quell'equilibrio che faceva dello spettacolo e dello sport una miscela magica. Il rischio comincia a diventare preponderante. Viene la Targa Florio e riconosce due tappe. La prima nel 1973 con l'ultima edizione, dopodiché la Commissione Sportiva Internazionale ritira la licenza di gara internazionale. E la sospende, ma paradossalmente da quel momento comincia il lento declino del campionato mondiale prototipi. E poi definitivamente come gara di velocità su strada nel piccolo circuito della Targa Florio di 72 km si esaurisce proprio con l'ennesimo incidente grave che costa la vita a molti spettatori, quando purtroppo già la corsa era però squalificata a livello di corsa semplicemente valida per il campionato nazionale di velocità. Oggi si corre ancora la Targa Florio come gara di rally, valida per il campionato europeo, e quindi questa è la logica evoluzione dell'automobilismo. Dalle gare su strada come la Targa Florio e la Mille Miglia si è passati alle gare di regolarità e poi ai moderni rally, che continuano questa tradizione di spettacolo a portata di pubblico fuori, lontano dagli autodromi che sono asettici.